I migliori della settimana sono l'ETF di Amundi, che offre un'esposizione a 2.000 società a bassa capitalizzazione, quotate sul mercato statunitense, e l'ETF di Amundi, costituito dalle più grandi società europee nel settore assicurativo. Registrano una performance negativa l'ETF, gestito da Amundi, composto dai titoli azionari in yuan cinesi quotati a Shanghai e Shenzhen, e l'ETF controllato da Deutsche Bank, che investe sui titoli più capitalizzati del mercato azionario cinese. Hanno mosso i maggiori volumi di scambi l'ETF, controllato da Lyxor, rappresentativo della performance prodotta dalle principali multinazionali, e l'ETF gestito da Deutsche Bank, concepito per riflettere l'andamento delle principali azioni del Sol Levante. Ecco gli ETF nel mirino degli analisti. Possibile rialzo per l'ETF di Amundi, composto dalle azioni quotate sulla borsa di Tokyo, con copertura giornaliera del rischio di cambio. Forte interesse per l'ETF controllato da Deutsche Bank, concepito per riflettere l'andamento delle azioni di alcune società operanti nel settore finanziario in vari paesi sviluppati. Invito all'acquisto per l'ETF controllato da iShares, che ha l'obiettivo di realizzare un rendimento sulle principali azioni mondiali selezionate attraverso determinate metodologie di gestione.